NEET è l'acronimo Not in Education, Employment or Training. Sono giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Secondo i dati del rapporto Eurispes 2022 sarebbero il 25,1%, ma nel 2020 il nostro paese ha fatto di peggio guidando la classifica europea come Stato membro meno virtuoso. La buona notizia è che esistono progetti di sostegno dedicati ai NEET, percorsi di formazione in molti casi completamente gratuiti. Quest'anno in Toscana è partito il corso TASE per tecnici dell'animazione socio-educativa. Il percorso formativo progettato da Dynamo Academy e Mestieri Toscana è gratuito grazie a Intesa San Paolo Vita, Fideuram Vita e Intesa San Paolo Life. Noi abbiamo raccolto le voci dei suoi protagonisti. Quello che mi ha dato è tanto il lato umano. Partire dalle lezioni del corso, eravamo solo in 20, quindi è stato un gruppo alla fine intimo. Ho conosciuto persone che comunque ora fanno parte della mia vita. Anche professori molto bravi. Ovviamente non erano lezioni frontali, classiche, ma erano comunque lezioni interattive. Il corso copre un settore cruciale per lo sviluppo del nostro paese, il settore del care, che attrae sempre più figure professionali con competenze specifiche. L'ambito del sociale, l'ambito educativo del sociale è sempre stato l'ambito in cui io volevo lavorare. Ho fatto il liceo delle scienze umane, quindi comunque gli studi anche sono sempre stati proiettati a quello, però non avevo ancora trovato la strada nel dire è questo quello che voglio fare, o comunque in questo posso dare veramente una mano a qualcuno, o comunque farlo e non sentire la fatica di fare un lavoro, è la cosa più bella. Teoria e pratica con un tirocinio che conclude il percorso. Benessere e salute promossi dal basso, direttamente dai luoghi dove i giovani si riuniscono naturalmente. Mi sono buttata perché ho scelto l'ambito dell'educativa di strada. In genere ci spostiamo nei luoghi di aggregazione dei giovani, che appunto possono essere i circoli, possono essere i parchi, i giardini. All'inizio non è semplice perché ovviamente vieni sempre visto un po' come uno sbirro. In realtà poi vieni visto parecchio bene dai ragazzi, vieni accolta bene, ti saluta. Stai con loro e cerchi comunque di promuovere attività che a loro può interessare, ma comunque nella promozione del benessere e della salute. È una rete di collegamento tra anche le amministrazioni locali, i servizi sociali, il centro per l'impiego. All'inizio sono un po' dubbiosi, poi però sono anche curiosi di quello che facciamo. Questa è l'esperienza di Riccardo. Il suo percorso è quello del caregiver professionale. Non riuscivo a trovare un punto nella mia vita in cui poter collegare gli aspetti miei personali all'aspetto sociale a cui sono particolarmente legato. Il corso mi ha permesso di ampliare la mia conoscenza personale dal punto di vista sociale e anche da altri ambiti che sono all'interno del corso stesso. E soprattutto mi ha dato tutti gli strumenti necessari per effettuare dei piani personalizzati a seconda delle tipologie di persone che andrò ad affrontare durante il percorso lavorativo. E anche per Riccardo l'esperienza del tirocinio ha rappresentato la porta d'ingresso per il lavoro dei suoi sogni. L'esperienza del tirocinio è stata fondamentale perché innanzitutto mi ha permesso di poter osservare delle persone esperte, competenti nel proprio lavoro e soprattutto mi ha permesso di capire anche come io comportarmi e come sono io a contatto con ragazzi, bambini, e questo mi ha permesso anche di comprendere quello che io posso dare a loro e quello che io posso ricevere da loro. Quindi è stata un'esperienza importantissima che mi ha permesso anche di poter avere quegli strumenti che prima a livello teorico mi erano semplicemente dati, ma che ho potuto applicare nella pratica. Vi segnaliamo due appuntamenti a proposito di NEET. Giovedì 27 ottobre alle Gallerie d'Italia di Napoli, un appuntamento gratuito per parlare di nuove opportunità nel caring.
e l'opportunità di candidarsi per un nuovo corso TASE con Dinamo Academy, gratuito e dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inoccupati o inattivi e a donne in stato di disoccupazione e in condizioni di fragilità socio-psico-economica. Le candidature vanno inviate entro il prossimo 11 novembre. Il settore del care in Italia è in forte crescita e l'indice di vecchiaia della popolazione è in aumento. La figura del caregiver professionale diventa sempre più centrale, una figura professionale che richiede capacità tecniche insieme a grandi doti di sensibilità umana. La storia che vi raccontiamo ora è quella di Kevin, che oggi è un caregiver di professione, ma che soltanto pochi anni fa si trovava dall'altra parte, dalla parte dell'assistito. L'esperienza che hai nel momento in cui ti interfacci con delle persone che in qualche modo accolgono le tue fragilità è stato il mio momento di svolta nella vita. Avevo passato 3 mesi ininterrotti in ospedale. Quando torni a casa non trovi dei amici che ti capiscono, soprattutto nell'età in cui l'ho vissuta io. La stessa famiglia è lì che cerca in qualche modo di riprenderti, ma lo fa con quello sguardo di pietà. La mia esperienza personalissima è mi sono ritrovato per la prima volta davanti a delle persone che mi hanno accolto con il sorriso, e questo non mi era mai successo. E lì c'è stato, tra virgolette, qualcosa che mi ha fatto completamente anche cambiare prospettiva su come potevo affrontare la problematica. E oggi Kevin regala una nuova prospettiva alle persone che assiste. Dov'è che lavora il caregiver? Dove si inserisce nella vita di una persona? Nel momento in cui quella persona è nel momento più fragile. Si dà letteralmente questa fragilità al caregiver. Questa fragilità ha bisogno non solo di essere supportata, ma anche dare una nuova prospettiva. Per me è stato fondamentale, perché ripeto, venendo da un periodo buio, avere una persona che mi capisse, che mi dava la possibilità di guardare le cose in un altro modo, che mi incoraggiava, che mi metteva di fronte a dei limiti, però che diceva: vabbè, ok, questo è il tuo limite, ma non è sbagliato. È stato così bello che ho detto voglio rifarlo, voglio provare, perché davvero secondo me ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto. Poi questa è umanità, cioè se possiamo fare qualcosa di bello facciamolo, facciamo del bello. Una professione, quella del caregiver, che richiede grande professionalità, ma che restituisce molto in termini umani. Dal punto di vista personale è una carica incredibile, perché non siamo persone che formate per compatire, ma siamo persone formate per dare forza, per dare vita, per dare energia. Questa è la vera cosa che ha bisogno una persona fragile. Io non volevo la pietà, io volevo qualcuno che mi dicesse: dai, non fa niente, andiamo avanti. E quando vedi che effettivamente la persona che hai vicino finalmente sorride, qualcosa di indescrivibile, e che auguro di provare a tutti, perché ti cambia. Ma quanto è conosciuta questa figura professionale? Noi lo abbiamo chiesto ai ragazzi della generazione Z. Mia mamma lo fa di lavoro, quindi diciamo che vedo le richieste che riceve. Cioè, ci sono tante persone che hanno bisogno, soprattutto perché a livello pubblico secondo me non vengono sostenute abbastanza. Vedo che non riesce spesso a gestire tutte le richieste che riceve, anche perché magari non ha abbastanza personale. Effettivamente lei ha più richieste di quello di cui può occuparsi, perché effettivamente non ci sono così tante persone che sono disponibili a farlo. Ci sarebbe bisogno di un incremento in questo settore sicuramente. Credo che sia estremamente importante anche per far fronte alle diverse situazioni familiari che si creano. Nella stragrande maggior parte dei casi all'interno delle famiglie è sempre un po' la figura femminile, no? Quindi la donna, la mamma, piuttosto che tende un po' ad avere questo ruolo, perché non essendoci figure professionali, la persona nella famiglia, che è proprio il fatto che
sia un lavoro che pesa di più sulle donne. Quindi anche sotto questo punto di vista sarebbe molto importante avere figure professionali e che anche il costo economico non sia lasciato totalmente alle famiglie. Una cosa abbastanza importante dovrebbe essere considerato un vero lavoro e non affidato a persone, diciamo, che si mettono a disposizione senza avere delle qualifiche particolari. Io credo sia molto importante sia perché da un lato permette di evitare magari i costi molto molto alti e poi credo sia importante anche offrire questi corsi di specializzazione a persone che magari adesso fanno una sorta di lavoro simile, sono un po' dei precursori e che magari lavorano in condizioni di precarietà, appunto non essendoci contratti, non esistendo professionalmente questa figura nel mondo del lavoro. Penso che in determinate circostanze, soprattutto nel momento in cui c'è una persona che ha bisogno di assistenza medica e anche fisica, non può solo la famiglia provvedere a questi bisogni, ma ha necessità di un intervento esterno, di appunto una figura professionale che sappia cosa fare in determinate situazioni, e quindi reputo che sia un argomento da sviluppare, in cui bisogna insistere e anche incentivare. Invecchiando la popolazione, suppongo che diventi un mestiere sempre più richiesto, se vogliamo. Penso che appunto sia qualcosa su cui investire, su cui interessarsi, anche per un semplice motivo economico, se vogliamo, oltre che per la necessità di questo mestiere.